Siamo tornati in studio, sentite tuoni, lampi, veramente una serata proprio... Non è da tutti, piove, non tutti se lo possono permettere. Piove copiosamente, ma noi... Andiamo avanti. Nostra strada. Intanto... Abbiamo messo un cappellino, per un pomodorino per cappellino, adesso un filino d'olio. Ecco qua. E inforniamo sempre a forno caldissimo. 200 gradi per pochissimi minuti. Questo non si può. Pronto? Ecco qua, abbiamo la telefonata. Sì, okay. Signora, ha preso la linea. Con chi parliamo? Tanto, buonasera. Buonasera. Signore Antonio, buonasera per il tuo negozio che hai aperto. Gentilissima signora Marotta. Buona fortuna, un saluto alla signora. Grazie. Ciao, un bacione anche alla parrucchiere che fa sempre bella Simone. Ma Simone è bella lo stesso. Però io devo dire una cosa, lei mi ha fatto bella questa sera, però io saluto anche la mia cara parrucchiera, insomma, la mia Rosalba, ecco, saluto Rosalba, sì, perché sennò poi, poverina, ecco. Sì, però, sì, se la merita. Che è bravissima sì, la mia, ieri sera, come Maria Catena, sì. Prego. Chiedo scusa, ieri sera non ho potuto prendere la linea, fino all'orario che tu hai detto, che tutti i trattamenti delle ricette, non ho potuto prendere la linea, una rabbia che volevo parlare con... Con chi voleva parlare? Con Cristoforo o con Alfio? Con Cristoforo volevo parlare. E purtroppo non ho potuto prendere la linea. Ma adesso sono felice che ho preso con te, Antonio. Siamo ci fa felicissimi piacere, noi pure ci spostiamo noi. Su quest'isola, aspettiamo che magari gli altri fornelli si raffreddino un po' e cuciniamo qui. Prego, alzalo. Signora Simone. Sì, eccomi. Mettetevi vicino che già fa la foto. Aspetta, Antonio. Mettiamoci per vicini. Aspetti, sì, che sì, se sì, no... Sì, sì. No, già. Pronti? Eccoci, siamo qui. Sì, regia. Ecco, andiamo in alto. E vorrei fare alla parrucchiera, detta Gio, e a vostra moglie. Suo marito comanda, il signora. Buco fotografico. sì, se è possibile al cameraman, se... Abbiamo fatto? Sì, a voi sì. Adesso grazie. È possibile di farlo alla signora e adesso... alla signora parrucchiera. Sì. Certo. Adesso vediamo se riusciamo a farla. Ecco qua. Simona, sai, io ne approfitto. Bravo, grazie. Ok, perfetto. Il cameraman ringrazia. Grazie. Pure il registman. Anche il registman. Sono già più bionde. Il nostro registman è lì che ringrazia. Sì, eccolo. Grazie. Cara... Signora Simone, sì, io lascio la linea così prenderò gli altri. Aspetta che già vi voglio salutare. Un bacio ai tuoi figli e a tutta la tua famiglia. Perfetto, e grazie. Un saluto a tutti e te la spaziamo. Un bacione grazie. Anche a lei e a Gio. Un bacione. Aspetta che vi passa Gio. E chi si muove? Aspetta. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Gio. Ciao Vando, complimenti per il tuo amore, bella bionda. Grazie Gio. Bella bionda, ma Gio. Ciao alla parrucchiera. Ti salutano anche loro, va bene? Va bene, buonanotte. Ciao Gio, ciao, a presto. Grazie. Allora, noi abbiamo finito i nostri 5 piatti. Abbiamo finito, però visto e considerato che in cucina non si butta via niente, abbiamo un po' di sughetto del guazzetto di sgombri, abbiamo delle vongole, abbiamo delle cozze, allora... Guarda cosa facciamo. Quindi qua non trovate ingredienti. Non trovate ingredienti. E come si suol dire, quello che c'è, c'è. Ecco, quello che abbiamo trovato in casa. Quello che viene, viene. Ecco qua quello che abbiamo trovato in dispensa, lo vedete? Abbiamo una dispensa ricca noi, pronto? Signora, deve abbassare il volume del televisore, regia. Ecco, grazie. E altrimenti non sentiamo allora, nulla. Allora, ho messo sopra la pentolina per l'acqua, aggiungiamo del prezzemolo, che ce l'abbiamo qua disponibile, abbiamo questi pomodori tagliati, andiamo a tagliarli là dentro, perché non bisogna mai buttare via niente, specialmente al giorno d'oggi. Intanto noi stiamo improvvisando un piatto, abbiamo anche una telefonata, pronto?
Sì, dica pronto, signora o signore, prego. No, niente regia, ne diamo un'altra ancora. Pronto. Buonasera. Signora, deve abbassare il volume. Pronto? Sì, se voi ci chiamate con i volumi dei televisori alti, noi non vi sentiamo, dovete abbassare i volumi o allontanarvi. Grazie, con chi parliamo? Una signora di Acqua Formosa. Acqua Formosa, sì, signora. Sì, signora. Potrei avere una ricetta della fetta al latte. La fetta al latte, io spero che ci sia qualche nostro spettatore in linea. Che ce la può dare, sì, che ha fatto nonna Raffaella, che l'abbiamo fatta proprio qui a Masterchef, lunedì, la famosissima fetta al latte, se ne parla ovunque, l'abbiamo fatta qui a Masterchef, l'ha fatta la nostra cara nonna Raffaella. Sì. Vedrà che sarà accontentata. Sarà accontentata, grazie. Signora, vedrà che qualcuno chiama. A presto. Grazie, molto gentile. A lei, signora, a lei. Forza, amiche, scatenatevi, aiutiamo la signora di Acqua Nonna Formosa. Nonna Raffaella, aiutiamo la signora di Acqua Pronto? Formosa. Sì, vediamo, con chi parliamo? Buonasera, sono Margherita. Margherita, ciao, da dove ci chiami? Mamma mia, sono stancata. Margherita, dimmi che hai la ricetta della fetta al latte. Sì, ce l'ho, però in questo momento non ce l'ho sotto mano. Annaggia, peccato, così aiutavamo Margherita, subito la signora. Margherita, valla a prendere e richiama. No, che è stata due ore. Non è facile. È stata due ore, allora, poverina Margherita. Andiamo ad aggiungere. Mamma mia, specialmente quando c'è il signor Antonio. Sì. Non riesco per nessun motivo. Un po' di pepe nero. Io volevo fare veramente i complimenti, però dopo quelli che mi hanno preceduto... penso che sia superfluo perché non trovo no, altre signora, parole per fanno sempre piacere i complimenti. Le direi una bugia se le dicessi il contrario. Allora io le dico complimenti, complimenti e complimenti ancora. E io ecco, sa cosa ci possiamo le dico? Trasferire qua, vieni Antonio. Sa cosa le dico? Grazie. L'ho grazie, rianimato. Grazie. Va bene, va bene. Io allora vi lascio. E noi speriamo sempre che le nostre amiche da casa possano darci il suggerimento della famosissima fetta al latte che abbiamo fatto noi qui a Masterchef. E quindi le nostre amiche sicuramente ci aiuteranno, va bene Margherita? Va bene, va bene. Ciao, grazie. Buonasera, grazie a voi. Ciao, buonasera. Ciao Margherita. Intanto presto. Diciamo che stiamo improvvisando un sesto piatto, vero Antonio? Sì. Commentiamolo, che cosa stiamo facendo? Allora, stiamo facendo una minestrina in brodetto di pesce. Appena bolle l'acqua. Sempre con quello che abbiamo trovato sempre veramente in dispensa. Sempre con quello che abbiamo trovato. C'era avanzato un po' di pesce, giusto? C'era avanzato un po' di cozze e vongole. Avevamo il sugo del guazzetto di sgombro. Non buttate via niente. Non buttate via niente. Niente, non buttate via niente perché in cucina serve tutto, vero? Vediamo se bolle la nostra acqua. Pronto? Quasi. Pronto. Buonasera Simone. Buonasera a lei. Sono proprio fortunata. Ciao. Come ha fatto il numero presso la linea? Ma che bello, che bello, chi non, sei? Non è da tutti. Sono Rosa da Cosenza. Cara Rosa, che bello, ci fa tanto piacere, benvenuta. Bentrovati. Oh, grazie, io sono signora. Fortunata, prendo la linea sempre quando c'è lo chef Antonio. Antonio. Complimenti e grazie, grazie, grazie Antonio. Per grazie tutto a voi. Che ti insegna. Grazie a voi. Proprio fantastica. Io la ricchezza della bettallata dovrei averla. Oh. Ho preso troppo presto la linea. Non ce l'ho a portata di mano. Va bene, magari puoi cercarla se ce la facciamo in pochi secondi, se no sono certa che le nostre amiche si scateneranno. Se ormai c'è una gara di solidarietà, vero? Allora, senta l'arte. Piano piano, diciamola piano piano perché l'hanno chiesta in tantissimi. E quindi dato che l'abbiamo fatta qui è giusto che la diamo noi. Vai! Farina, 250 grammi. Piano, 250 grammi di farina. Latte, 250 grammi, zucchero, 300, ricotta, 200, cacao, 100, una bustina di lievito, tutto qui. Io l'ho fatta ed è buonissima. Ricordiamo che gli ingredienti vanno messi tutti insieme, giusto? Sì, vanno messi in una ciotola la farina, lo zucchero, la ricotta, il cacao, il lievito, il latte. Si